Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Nuovo video haul di agosto. Non ho comprato niente con i saldi, quindi non è un haul di vestiti. No, forse solo le scarpe ho comprato con i saldi. Comunque, iniziamo da 1 euro. E come avete visto già nell'anteprima, ho comprato la nuova Mi Band 4. Vi faccio vedere l'unboxing. Finalmente posso fare l'unboxing. Sono curiosa di vedere la Mi Band, che è col cinturino nero, purtroppo ce la farò. Ce l'ho fatta, vediamo. Ed ecco qua, allora qua, beh. Ecco, insomma, questa è la Mi Band piccolina. Qua abbiamo il cavetto per caricare. Molto corto, cioè lo devo attaccare al computer. Qua ci sono le istruzioni. Ora proviamo a metterlo. Stavo mettendo al contrario. Forse la devo ricaricare. Ah no, non è facile metterlo. Allora, finalmente l'ho indossato. Sono riuscita a collegare lo smartwatch al mio telefono tramite l'app. Finalmente si è attivata. Ah, eccoci. E devo ricaricare la batteria perché è al 42%. I passi sono zero perché è nuovo e devo imparare a usarlo perché, ecco, qua ci abbiamo stato, passi zero, distanza, calorie. Poi cosa abbiamo? Frequenza cardiaca, allenamento. C'è pure il meteo, ovviamente non è connesso, per andare indietro è facile, notifiche, altro, cos'è questo altro? Sveglia, musica, favoloso. Vediamo come lo voglio. Ok, mi piace per ora questo qua. Cosa abbiamo? Solo questo, ok. Impostazioni. Dov'è? Impostazioni. Credo che sia l'ultimo. Luminosità, vediamo. Ah, ok. No, perché riavviano? Non voglio riavviare. Ok, ci devo prendere la mano, non è facile. Indietro c'è pure la musica. Questa Mi Band l'ho comprata a 34,95 euro e mi trovo benissimo, ce l'ho già da 10 giorni. E mi piace perché è resistente all'acqua, quindi si può usare tranquillamente a mare, in piscina, volendo anche sotto la doccia.
Infatti, da quando l'ho comprata, non l'ho mai levata dal polso. E la batteria dura tantissimo perché in un giorno, anche con tutte le notifiche, spreca solo 10% di batteria. E parlando di notifiche, infatti riceverete avvisi di chiamata e si può anche interrompere la chiamata se non volete rispondere direttamente dallo smartwatch e potete ricevere anche le notifiche di WhatsApp, Messenger e anche di altri social network tipo YouTube e Instagram. Mi piace tantissimo, è un prodotto top, è il preferito di acquisto di quest'estate. Un'altra cosa che mi piace di questa Mi Band, come potete vedere, è a colori e ci sono tanti sfondi da scegliere che si chiamano Watch Face e ci sono tanti sfondi carini da scegliere direttamente nell'app. Fatemi sapere se anche voi avete la Mi Band, se vi piace e come vi trovate. Lasciatemi un commento. Sempre da 1 euro ho comprato questo cavo jack per il mio iPhone, perché il mio iPhone X non c'ha un'entrata jack, quindi mi serviva anche solo per attaccare il microfono. Non si può aprire. Cerco di aprirlo. L'ho fatta. Ecco qui. Eccolo qui. E questo l'ho pagato 10 euro. Ora iniziamo l'altra parte che riguarda più le ragazze come shopping perché ho comprato trucchi e scarpe da prima donna perché si avvicina il matrimonio, io ho vestiti e borse ma non ho la scarpa adatta. Questa è la scatolina. E ho comprato delle scarpe semplici ma eleganti. Questa è la scarpa. Ho scelto con un tacco spesso perché non mi ci trovo con un tacco a spillo perché non sono molto brava con l'equilibrio. Questo tacco è molto alto, 8 centimetri. Speriamo che riuscirò a camminare perché io non li sopporto i tacchi. Comunque, questa è la scarpa, molto bella. Questa costava 50 euro e con i saldi l'ho pagata solo 30. Poi una cosa che non facevo da tanto tempo perché io non mi trucco dal 2012 perché ho avuto problemi di pelle, avevo l'acne, avevo le puntine dappertutto. Dopo tanto tempo ho ricomprato i trucchi e visto che mi trucco solo una volta ogni tanto, sono in occasioni speciali tipo le feste e in questo caso il matrimonio, ho voluto comprare trucchi economici tipo Essence e Catrice. In tutto ho speso solo 20 euro perché io già avevo ombretti e rossetti, ho comprato solo quelle cose che mi mancavano, ho comprato una matita per sopracciglia con questo pettinino. Poi un correttore sempre della Essence che si chiama Stay Natural. Mai provati. E poi mi serviva anche un mascara perché non ne ho. Cioè quello che avevo è secco ormai. Ho comprato questo nuovo mascara, penso sia nuovo, non lo so, che si chiama All Eyes on Me e l'ho scelto tra tutti i mascara perché aveva questo applicatore che spero che mi fa le ciglia naturali, non troppo spesse, perché a me le ciglia con mascara dove si vede tantissimo il prodotto non mi piacciono. Ho comprato anche l'illuminante sempre della Essence. Qui ce n'erano due colori, il rosa e dorato. Io ho preso quello sul dorato perché con la pelle scura e abbronzata ci sta quello dorato.
Poi siccome della Essence non l'ho trovato, l'ho preso della Catrice, la mia shipe trasparente, che è più leggera. E poi un'altra cosa che mi serviva è il blush, questo qua, sul rosa. Era l'unico che c'era, è l'unico blush rosa che c'era, erano tutti finiti. Perché mi piace fare le guance effetto Barbie. Questi sono tutti i trucchi che ho comprato. Un'altra cosa per il trucco che mi serve, e l'ho trovata solo da Kiko, con la nuova collezione, è l'eyeliner a penna. Ed ha una punta così, angolare. Penso che con questa sarà più facile fare l'eyeliner, lo spero, e l'altra che ha una punta più sottile. Ed è waterproof. Poi sono andata da Tiger. Una busta enorme e non ho comprato niente. L'unica cosa che ho comprato da Tiger è questo. Un planner per fare una dieta. Poi posso scegliere cosa mangiare tutta la settimana. Speriamo che riesco a seguirlo, così almeno perdo qualche chilo. Questo è costato 3 euro. E poi l'unica cosa che ho comprato è questo popcorn, questo pacco di popcorn dolce e salati che a me piacciono tantissimo. 1 euro. Ed è quasi praticamente vuoto, manco solo metà busta. E niente ragazzi, questi sono tutti i miei acquisti. Se vi piacciono i miei acquisti lasciate un like, se siete iscritti al mio canale iscrivetevi, io ricambio sempre anche in commenti. E niente, seguitemi sui social e ci vediamo al prossimo video. Ciao.